a qualcuno dei viaggiatori internazionali in partenza da Roma Fiumicino, quello che è andato in scena nello spazio del Terminal 3 sarà sembrato per un attimo un saluto in grande stile. In realtà, la performance eseguita in forma di flash mob dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Daniele Belardinelli rientrava nel programma di promozione dello spettacolo che sarà ospitato nella capitale e a Milano nel prossimo periodo natalizio. L'idea di questo flash mob è nato in collaborazione con l'Auditorium della Conciliazione di Roma e Aeroporti di Roma, appunto, che hanno voluto celebrare questa grande festa di Harry Potter con un concerto così inatteso al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, in cui il pubblico ha potuto così assaggiare delle pillole di quello che succederà nei prossimi giorni all'Auditorium della Conciliazione. Porteremo 85 elementi d'orchestra sul palco che seguiranno dal vivo in perfetto sincrono per l'intera durata del film il secondo capitolo, Harry Potter e la Camera dei Segreti. Sotto la bacchetta, direi quasi magica a questo punto, del direttore d'orchestra Justin Frear, che è uno dei più grandi specialisti al mondo di questo genere live with orchestra, quindi il film con l'orchestra dal vivo. I concerti sono in calendario all'Auditorium della Conciliazione a Roma dal 1 al 3 dicembre e al Teatro degli Arcimboldi a Milano il 27 e 28 dello stesso mese. L'esecuzione della colonna sonora del secondo episodio arriva dopo il successo dei brani che accompagnano il primo capitolo della saga del più celebre apprendista stregone della storia del cinema. Uno spettacolo che di recente ha cominciato a ottenere consensi anche a livello internazionale. Siamo appena reduci dal successo in Cina, dove abbiamo fatto Harry Potter 1, reduci dal successo dell'anno scorso di Harry Potter 1. Abbiamo fatto 9 bellissime repliche in 4 città in Cina e adesso cominciamo con il secondo, l'avventura del secondo, vediamo dove arriviamo. Non solo motivi orecchiabili da associare ad amatissime storie fantasy, la colonna sonora di Harry Potter nella Camera dei Segreti si aggiudicò a suo tempo anche una nomination ai Grammy Awards, divenendo così un classico del suo genere.